Vai pure. Ha preso? Sì. Allora, procuriamoci subito per lavorare bene. No. Bueno. Oggi abbiamo l'aiuto regista perché stiamo facendo le cose serie qui. E se facciamo fortuna che facciamo 1 miliardo di visualizzazioni, poi pagato l'abbonamento e divento ricco. Allora, oggi volevo fare, siccome che l'altra volta qualcuno mi ha chiesto, ma quando fai un video sulla registrazione delle valvole e compagnia bella, adesso lo facciamo sto video, però poi mano a mano che smontiamo vi faccio vedere come si fa e se è il caso di farlo e perché farlo, tutte queste robe qua. Facciamo dei video anche un po' più corti, perché sennò l'altro che ho fatto, minchia, di 40 minuti, non bevo i coglioni. Quindi facciamo una roba più concentrata, in modo che capiamo lo stesso. Adesso ci apprestiamo a smontare i coperchi delle punte. Ovviamente quando facciamo questa registrazione di valvole qua, adesso abbiamo il motore smontato, e quindi si fa in fretta. Quando ci avete il motore sul telaio, fai inquadrare il telaio. Quando abbiamo il motore montato lì sopra lì, diventa un po' tutto difficile. Per questo che io dico attenzione, perché non è detto che questo motorino dovete fare la registrazione delle valvole. Poi vi spiego perché. Allora, non andiamo avanti a chiacchiere, andiamo avanti a smontare. Coperchi delle punterie li togliamo subito. Come ieri, dobbiamo cercare una chiave da 10. Stavolta ci facciamo anche attenzione a fare le bestemmie, perché qualcuno ha detto che la moglie ha guardato i video e ha detto: Dio, fa, ma quello lì bestemmia troppo, e quindi non bestemmiamo più. Almeno finché troviamo tutti i ferri, non bestemmio. Appena non li trovo, è boh. Questo motore qui, adesso che andiamo nel vivo della situazione, questo motore qua praticamente è un motore con 70.000 km, 70.000, mai stato guardato, quindi è veritiera sta cosa qua, perché così almeno vediamo un GP con 70.000 km se le valvole vanno registrate. Motore funzionante, che però a me non serve perché c'ha troppi chilometri, quindi lo usiamo per fare queste robe qua, sì, queste robe qua di apprendimento di robe così, curiosità, eh. Attenzione, io non sono meccanico, ragazzi, se poi lo fate vedere al vostro meccanico, questo qua il meccanico, sa che vi dice? Ci critica subito, no? Io fa, cazzo fa quello lì, non so, non sa che le valvole si fanno così. Comunque questo è un motore buono per fare questi esperimenti qua, perché c'ha i chilometri suoi originali, è un motorino originale, e quindi adesso noi scopriremo se le valvole erano da registrare, se sono ancora da, se non, se non sono da registrare, compagnia bella. Oh, che bel motore pulito. Hai visto? Questo qua non lo smontiamo come l'altro che abbiamo controllato i bilancieri delle valvole, quelle robe lì, perché questo è un motore che comunque funziona ancora, eh. C'ha un po' di chilometri, ma sai, magari lo uso per fare qualche esperimento, quelle robe lì. Quindi non sto a smontare le valvole e tutto quanto. Adesso poi lo mettiamo in fase per fare la regolazione delle valvole. In questo video qua adesso facciamo subito lo smontaggio dei coperchi e la messa in fase per poter registrare le valvole del cilindro posteriore. Così. E tra le altre cose, questo motorino qua funzionava ancora molto bene. Cioè, è chilometrato, ma funziona bene. Nel frattempo che smontiamo, vi volevo dire per quale motivo non insistete con il fatto che mi chiedete delle volte che volete registrare le valvole, perché sul GP le valvole, da quello che ho visto io, non si spostano. Sbagliato.
Come dicevo, sul GP le valvole non, raramente le ho dovute regolare, perché tengono bene la casa. Poi dopo diamo le misure anche. Eccolo. Per poter fare la registrazione delle valvole bisogna portare i pistoni al punto morto superiore. Quindi adesso noi portiamo al punto morto superiore il cilindro posteriore, vi faccio vedere come. Liberiamo questo tappo qua. Qui abbiamo sul volano, abbiamo marcato la fase del cilindro 1 e del cilindro 2, ve la faccio vedere. Quando voi aprite lì, sul volano c'è scritto 1 e 2, lo vedete? Aspettate, dove cazzo è? Eccoli, quella linea lì. 1 e 2. Vedete il numero 2? Numero 2 e numero 1. Quindi noi lo mettiamo in fase su quelle lineette lì. Togliamo le candele perché sennò non riusciamo a girare il motore. Liberate una candela perché così sennò lui è troppo in compressione, non ce la fate. Basta una candela per ogni cilindro. Vediamo anche lo stato delle candele, qui non hanno mai cambiato manco le candele, eh? Quindi tutto quello che viene fuori è utile per noi, perché così sappiamo un motore con 70.000 km in che condizioni è. Guarda che bella candela magra, bianca. Beh, ovviamente questi sono motori che li fanno girare un po' magri per le storie degli inquinamenti, quelle robe lì. Comunque la candela era bella, eh? La candela era ancora... Infatti le candele sul GP non si cambiano mai, perché durano tutta la vita del motorino, a meno che non fate qualche... Questa qui è un pochettino più sporchettina, però ci sta, 70.000 km. C'è anche l'elettrodo un po' bruciato, quello principale, un po' cotto. C'è un alone di bianco intorno. Aspetta che facciamo, però comunque la candela va bene. Intanto che siamo qua vi faccio vedere anche la marca delle candele, la sigla CR7 e KB, una candela molto calda, sempre per la storia dell'inquinamento, eh? Solitamente le moto montano 9-10, questi le tengono calde. Allora, togliamo anche questo qui di qua, il tappo. Oggi ci va di culo perché tutti i ferri sono a portata di mano. Oh, porco Dio! Allora, liberiamo il tappo per andare a vedere la fase. Poi ci procuriamo la contropuleggia del variatore in modo da poterla mettere nell'albero motore e girare. Adesso io vi faccio la fase e ruotiamo in senso orario finché non vediamo, vieni qua che qua si vede, lo vedete là, posteriore, che deve collimare con quel bulino lì, deve collimare questo con quello, quindi cerchiamo di metterlo, eccoli, lo vedete, posteriore, lo andiamo a collimare dietro lì su quell'altro puntino lì. Oggi stiamo facendo il video. Tata sit. Ecco. Perché parlate col video. E qua vediamo invece, è perfetto. Qua andiamo a vedere che siamo in fase. Si vede comunque, devo prendere la pila. Si vede. Si vede? Quindi mettiamo sul castelletto. Si vede, sì? Ok. Eccoli, perfetto. Quindi cilindro 1, cilindro posteriore, collimato sul castelletto delle valvole. È collimato con il volano del motore, quella lì è praticamente la stanca, ecco, quella lì è il segnale che deve corrispondere a quella cosa lì. Adesso abbiamo il pistone del cilindro posteriore al punto morto, possiamo fare il gioco delle valvole, possiamo controllare le valvole. Controlliamo che abbiamo il pistone sotto qua, vediamo un po' se è arrivato qua su, perfetto, abbiamo il pistone proprio
Ok. Adesso a sto punto mi preparerei un po' di ferri per fare la cazzo qua, tutto quanto, e spiegare tutto il resto. Esatto.